Cibello, sono il responsabile di una startup, poi specificheremo meglio questo termine, lancio la presentazione così è forse più, eccoci qua. Allora, ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa bellissima festa della solidarietà, soprattutto Ramona Roccheggiani che ci ha invitato appunto a presentarci come startup, ma anche a presentare quello che noi facciamo. Cioè cerchiamo, il nostro discorso si inserisce bene sul tema della festa, perché noi cerchiamo di fare innovazione e sostenibilità. Brevei appunto è una società cooperativa che nasce nel 2012 da un'idea di Pierluigi Damiani, che è un esperto nel settore industriale del tessuto non tessuto, soprattutto nel campo geotecnico e dell'automobile, che ha avuto un'idea ben prima del 2012, ma poi nel 2012 si è concretizzata, per sfruttare delle proprietà che per me sono eccellenti, ma penso che siano ufficialmente, universalmente riconosciute, della lana di pecora, e così ha potuto sviluppare dei prodotti per il risparmio energetico, no? Noi la lana di pecora tutti abbiamo in mente che è un prodotto per l'abbigliamento, per alcuni aspetti dell'arredamento dentro le case, ma appunto sfruttando il know-how del tessuto non tessuto si è sviluppato un prodotto soprattutto per il risparmio energetico, ma non solo, perché non produce solo risparmio energetico ma soprattutto anche comfort ambientale, perché laddove si applica questo prodotto il comfort di chi abita quell'ambiente è migliorato sia dal punto di vista igrometrico, perché la lana di pecora, poi vedremo, io cercherò di essere il più conciso possibile visto l'orario, però insomma cercherò di raccontare quelle che secondo me, secondo noi, sono le caratteristiche peculiari di questo prodotto. E quindi il comfort ambientale dal punto di vista termoigrometrico, noi sappiamo il problema che ci può essere dentro gli edifici per quanto riguarda magari l'eccesso dell'umidità, le condense, e un altro aspetto del comfort ambientale è sicuramente quello acustico, perché oltre che produrre un risparmio energetico riesce ad abbattere e assorbire i rumori. Un altro aspetto importante che vedremo verso la fine, ma giusto un cenno, è che la lana di pecora ha un'altra proprietà molto importante dal punto di vista ambientale, che è quella di riuscire a ridurre certe forme di inquinamento, sia a livello dell'aria, ma anche quello sia a livello dei bacini. Qua solo un cenno, poi più avanti approfondiamo velocemente. È un'altra cosa che si sta sviluppando, che è venuta un po' da sé, che il prodotto si presta bene anche per un utilizzo non solo energetico o del comfort, ma anche dal punto di vista del design, sia nei componenti degli interni, degli edifici, quindi parliamo di arredamento, componenti, ma anche un po' nell'abbigliamento, e si ritorna dall'inizio, da dove la lana è sempre stata impiegata per loro. Grande soddisfazione ci è giunta da un prestigioso premio che ci è stato assegnato nel 2014, un premio che alla sua settima edizione, dal 2014 ancora non c'è stata la nuova edizione, quindi attualmente siamo ancora titolari di questo prestigioso premio, che è un alto riconoscimento che viene dato alle imprese che hanno avuto che sono riuscite a sviluppare dei prodotti innovativi. Questo è un aspetto importante, ma non solo innovativi ma anche sostenibili. Questo premio, che è patrocinato soprattutto dalle Camere di Commercio, parte dalla Camera di Commercio di Roma, però poi ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente,
anche delle Nazioni Unite, ed è l'anticamera per un premio più importante ancora a livello europeo, sul quale noi attualmente siamo finalisti e speriamo, insomma, di raggiungere ancora dei buoni risultati. Il premio è costituito da 4 sezioni: miglior gestione, miglior processo, miglior prodotto e cooperazione internazionale. Noi, assieme ad altre prestigiose realtà ben più grandi di noi, parliamo di Carlsberg Italia, di Eni con un progetto del car sharing Enjoy e IKEA, a noi è stato assegnato il premio nella sezione di miglior processo, con delle motivazioni forse mi è saltata la slide, eccola qua, con delle motivazioni per noi importanti, perché hanno riconosciuto che la nostra è una tecnologia innovativa che ha delle ottime proprietà termoisolanti e si distingue da altri prodotti, perché non siamo gli unici a produrre un isolante termico acustico partendo dalla lana di pecora, però il nostro prodotto è stato considerato molto valido soprattutto dal punto di vista della sua struttura, perché ha una struttura molto elastica e stabile, che mantiene nel tempo rispetto ad altri prodotti simili che si presentano più incoerenti come forma e come struttura. E quindi questa stabilità di forma dà stabilità anche di prestazioni, che è quello che è importante, perché un isolante una volta posato deve stare lì il più a lungo possibile e deve mantenere le sue caratteristiche. Ho una slide giusto per mostrare, mostro sempre con orgoglio, la differenza che si può vedere anche solo visivamente, ma che si constata ancora di più andando a toccare proprio con mano. E questa è l'innovazione che noi abbiamo portato. È un'innovazione che deriva dal processo di produzione, soprattutto la disposizione della fibra di lana, che è disposta in modo trasversale piuttosto che longitudinale, e questo fa sì che di sfruttare al massimo le proprietà della lana, perché la lana è una fibra elastica e quindi mantiene la sua forma e la sua compattezza. Il prodotto che è stato sviluppato un nome commerciale di Tecnolana. Attualmente è sviluppato in 2 spessori, 3 e 4 cm, e stiamo cercando, insomma, di implementare le macchine per arrivare ad altri spessori magari maggiori. Questa foto suggestiva rappresenta il giacimento della materia prima, quindi abbiamo tutti idea, noi veniamo dalla Sardegna, dove abbiamo un terzo del patrimonio ovino nazionale, quindi la materia prima non manca, ma non c'è solo la lana della nostra regione, perché la lana in generale che c'è nel bacino del Mediterraneo, che è notevole in termini di quantità, non è della qualità migliore per sviluppare prodotti per l'abbigliamento, quindi spesso non trova utilizzo e quindi è una risorsa poco utilizzata e noi cerchiamo, appunto, di sfruttare al massimo. Rispetto a tante realtà che oggi ci aggrediscono con immagini bucoliche, immagini di ambienti, ma magari poi stanno pubblicizzando prodotti che di naturale non hanno niente, magari stanno pubblicizzando un carburante piuttosto che un detersivo, dove vediamo tutti questi bei paesaggi, ecco, noi possiamo tranquillamente, senza nessun timore, far vedere quelli che sono, come ho detto prima, i nostri giacimenti. E questa è la prima fase di lavorazione,
Certo, è una foto un po' datata, però si sa, no? Le pecore devono essere tosate per anche un motivo di miglior benessere dell'animale per poter produrre, oltre che la lana, che appunto è un prodotto antico quanto l'uomo, ma anche tutti gli altri prodotti che sono appunto prevalentemente i latticini del formaggio di pecora o del latte di pecora. Oggi questa pratica della tosatura magari si esegue con mezzi più moderni e soprattutto più rapidi e meno forse stressanti per l'animale, perché appunto la lana è lana vergine, cioè da tosatura, non da concia, cioè quindi l'animale continua a vivere e anzi diciamo che ha un vantaggio dall'essere tosato, e poi si trova così bello rasato a proseguire i propri pascoli durante l'estate. Velocemente, senza scendere a fondo, anche se ci sarebbe il tanto, due caratteristiche sulla lana, che ha una struttura complicatissima se la dovessimo osservare più da vicino al microscopio, un qualcosa che la tecnologia non potrebbe riprodurre, anche perché in 0,05 mm massimo, cioè 50 micron, abbiamo così tanti elementi che proprio le nanotecnologie ancora non possono arrivare a riprodurre questa fibra che ha delle caratteristiche, vediamo velocemente, dicendo innanzitutto che la composizione per metà è data dal carbonio, o per un quarto è data dall'ossigeno, e poi abbiamo a scendere azoto, idrogeno e zolfo. Questi atomi si compongono per formare la struttura che è fondamentalmente poi costituita da proteine, da catene proteiche, per minima parte poi anche da lipidi, cioè da grassi. E queste catene proteiche fanno sì che la lana abbia le sue mirabolanti caratteristiche, cioè riesce ad assorbire sotto forma di vapore sino a un terzo del proprio peso o l'acqua. Quindi assorbe il vapore ma non assorbe l'acqua, cioè l'acqua alla forma liquida è impermeabile, ma ingloba in quelle catene che velocemente abbiamo visto prima, ingloba proprio la molecola di vapore e poi la rilascia nel momento in cui c'è un minor tasso di umidità relativa nell'ambiente. Quindi la ingloba creando proprio un legame molecolare, senza dare poi la sensazione di umido, di bagnato, quindi noi possiamo tranquillamente toccare la fibra di lana o del nostro pannello quando è al massimo del suo assorbimento in vapore, la sentiamo esattamente come fosse asciutta. Questo fa sì che mantenga le proprie caratteristiche termoisolanti. Noi sappiamo che gli altri isolanti, una volta bagnati, non hanno più quel valore di conducibilità termica, ma hanno un valore peggiore. La lana questo invece no, lo mantiene. Durante l'assorbimento e il rilascio di vapore, la lana ha la capacità di innalzare e abbassare la propria temperatura. Quindi capita, questa è una cosa che magari non ci rendiamo conto dal punto di vista fisico, però con un cappotto in lana, con un buon maglione in lana e con un clima freddo umido, noi comunque stiamo bene, perché proprio è la fibra che mantiene, anzi che innalza la propria temperatura sino anche a 2-3 gradi, e questa è una cosa importantissima nell'utilizzo dell'isolamento termico degli edifici.
E poi è appunto l'anidro repellente, quindi nel caso di condense non abbiamo il problema di assorbimento di acqua, quindi la lana non si inzuppa, se non può trattenere chiaramente l'acqua tra una fibra e l'altra, ma non viene assorbita dalla fibra stessa, quindi anche la lana bagnata mantiene ancora una volta le proprie caratteristiche termoisolanti. Un'altra caratteristica importantissima di cui non si parla, però all'interno degli edifici ha il suo alto valore, è quello che riesce a neutralizzare alcuni inquinanti, tra cui la formaldeide, gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo, che sono i peggiori inquinanti delle città, dati dal traffico, dati dalle industrie. È stata fatta una prova che è stata riportata nella rivista Geomagazine del 1998, dove dopo 2 ore la lana è riuscita a far scendere dell'80% la concentrazione di formaldeide. La formaldeide è un inquinante che è presente in molte colle, in molti collanti che sono presenti nei mobili, in molti materiali che ci portiamo dentro casa e poi che poi purtroppo respiriamo. Un altro dato importante è quello che appunto un chilogrammo di lana assorbe sino a 13 grammi di ossido di azoto e di zolfo, e noi sappiamo che le concentrazioni nocive sono a livello di parti per milione, quindi di meno di milligrammi, quindi riuscire a togliere dall'ambiente domestico questi inquinanti è molto importante, cioè risolvono quello che è la sindrome dell'edificio malato, che porta poi molte persone ad ammalarsi senza poi sapere il perché. E questo assorbimento, come ho detto prima, si presenta non sotto forma di un deposito tossico che viene inglobato nel pannello, ma proprio entra nel reticolo molecolare che compone la fibra di lana, la trasforma e la neutralizza, creando un'altra sostanza che è benefica per la lana, perché la rafforza in termini di struttura. Storicamente, come dicevo prima, la lana è stata usata più che altro dall'uomo, addirittura nella preistoria, nelle grotte, per ripararsi dal freddo, ma abbiamo anche alcuni esempi. Questa è una yurta in Oriente, soprattutto in Mongolia, è l'abitazione classica sia delle popolazioni nomadi che delle popolazioni che poi si sono stanziate e che vivono dentro questi edifici circolari in climi estremamente rigidi e umidi, e così sfruttando le proprietà della lana, di un feltro di lana infeltrito a mano che ricopre appunto una struttura di legno e garantisce il comfort a questi abitanti. Un altro aspetto importante è quello dell'energia grigia, cioè l'energia primaria, cioè per produrre un chilogrammo di lana si consuma sino anche a meno di un decimo dell'energia che serve per produrre altri materiali isolanti ben più utilizzati, quindi un ulteriore vantaggio è dato appunto, per ricollegarci anche ai discorsi fatti precedentemente, a un minor consumo, un risparmio energetico che solitamente si traduce in una minore emissione di CO2 nell'ambiente, oltre che un risparmio monetario di produzione. Velocemente, quindi chiaro, cioè ci viene subito da pensare e da constatare che è un isolante naturale,
di origine naturale rigenerabile, che deriva da un prodotto che oggi è diventato un prodotto di scarto o comunque poco valorizzato e che ha ancora ampissimi margini di innovazione. Importante è un aspetto nuovo che deriva dalle nuove normative proprio dell'inizio di quest'anno, che con il collegato ambientale ai vari decreti il governo ha introdotto per gli appalti pubblici l'obbligo del rispetto dei CAM, cioè i criteri ambientali minimi. Quindi un prodotto naturale che rispetta il CAM come il prodotto Tecnolana di Brebei può essere inserito e può andare a creare vantaggi in tutti quei lavori dove appunto bisogna rispettare i criteri che almeno il 50% dei materiali utilizzati per la realizzazione dei progetti deve essere di origine naturale e sostenibile. Scheda tecnica velocemente, quindi si vede che ha un ottimo valore di conducibilità sotto il 0,04 watt metro Kelvin, un ottimo coefficiente di assorbimento, è di facilissima posa come potete vedere da queste immagini. Questo addirittura è un intervento di riqualificazione energetica di una mansarda, sappiamo, mansarda con tetto in legno, invivibile sicuramente d'estate ma anche d'inverno per il freddo, quindi consumi energetici per poterla abitare. Questo intervento ha permesso in autocostruzione, si può dire, chi abita qua dentro di potersela isolare andando a disporre senza problemi per maneggiare questo prodotto, perché altri prodotti che sarebbero potuti utilizzare in alternativa devono essere maneggiati con guanti, mascherine, perché le fibre possono creare irritazione o comunque problemi di respirazione. E la disposizione del pannello in lana a mani nude con il semplice ausilio di graffette, e poi qua non ho l'immagine, ma poi il tutto è stato chiuso con un pannello in cartongesso e la mansarda con un doppio strato di lana, quindi con 8 cm adesso è confortevole. Un altro settore dove trova vantaggi di utilizzo è sicuramente il settore degli edifici in legno, proprio perché svolgendo il ruolo di regolazione dell'umidità va a sgravare questo problema al legno, che sappiamo che l'assorbimento di umidità invece per il legno è dannoso, e quindi anziché andare a utilizzare soluzioni come possono essere freni vapore, barriere vapore, che comunque creano un l'edificio stagno alla traspirazione, quindi è come mettersi anziché una canottiera di lana, mettersi una canottiera di plastica, noi non abbiamo il comfort. Questo invece può essere garantito attraverso la disposizione a contatto diretto con legno o di un materassino in lana. La gestione del cantiere appunto è molto, molto semplice, le maestranze apprezzano di dover disporre questi materiali invece che altri che sono per loro o più dannosi o che comunque li obbligano ad avere dei dispositivi di protezione più ingombranti e che non gli facilitano il lavoro. Nei bagni, dove abbiamo appunto alte concentrazioni di umidità, svolge l'ottima funzione appunto
di ridurre, assorbendo questa umidità, evitando così la formazione di condense e di muffe. Velocemente passo in rassegna queste foto, dove appunto si vede anche la facilità della posa degli impianti, perché andando a lavorare dall'interno in contropareti, anche facendo una riqualificazione, si riesce poi a implementare facilmente l'impianto facendo passare tutti i servizi. Quindi però anche lo scarto solitamente non ha mai costituito un problema, proprio perché lo scarto stesso può essere poi rimesso nel ciclo produttivo e quindi si riesce a creare un ciclo chiuso. Velocemente abbiamo visto degli interventi dall'interno. All'esterno porto l'esempio di un tetto coibentato, non come prima che abbiamo visto dall'interno, ma dall'esterno. Qua c'è anche la posa del freno vapore, ma dagli studi dinamici, cioè nello sviluppo del tempo, stiamo verificando che appunto quasi riusciamo a evitare di disporre questi teli, garantendo maggiore traspirabilità all'edificio. Quindi chiaramente non sopportando i carichi direttamente, perché comunque è flessibile ed elastica, anche in un tetto la lana va disposta tra listelli. I listelli possono essere anche incrociati nel caso di posa di più strati, in modo proprio da eliminare l'eventuale ponte termico che si può creare proprio sul listello, ma impiegando un listello in legno comunque il ponte termico è limitato, perché il legno non conduce benissimo il calore. In questo caso non è stata utilizzata la posa a strati incrociati, ma in tre strati si è riusciti comunque ad avere un'ottima prestazione, mantenendo questo edificio, che è un edificio industriale, mantenendolo fresco d'estate e caldo d'inverno. Nelle riqualificazioni sempre degli edifici la lana può essere disposta in quella che è la muratura, noi chiamiamo muratura a cassetta o a rifodera, con doppio muro, quindi senza l'utilizzo di listelli, proprio perché avendo una struttura molto compatta e stabile non rischia, come altri prodotti, poi nel tempo di collassare, venire giù andando poi così a inficiare l'intervento di isolamento termico. Queste sono altre immagini di un cantiere, sempre di un edificio in muratura, dove però si è, per questione di spazio, si è poi fatto un unico strato, poi chiuso dal cartongesso, come abbiamo visto prima nell'edificio in legno. Ma anche nelle riqualificazioni degli edifici storici, questo è un caso di un edificio in ladiri, diciamo noi, di mattone, di terra cruda, terra e paglia, e anche là la funzione idroregolatrice, chiaramente dove c'è terra cruda, aiuta la maggior durata della struttura. Quindi ribadisco, il prodotto di punta è quello che potete vedere in quel rotolo e in alcuni campioni che abbiamo qua a disposizione, che possiamo distribuirvi, è questo prodotto Tecnolan, ribadisco, con la disposizione trasversale delle fibre piuttosto che longitudinali. Infine, così velocemente termino, appunto ci sono degli sviluppi nel campo tessile della moda per andare a sostituire quelli che sono le imbottiture sintetiche, che oggi hanno la parte da padrone,
ho delle imbottiture sintetiche, o dove sono imbottiture naturali, sappiamo sono imbottiture in piuma d'oca, che è sempre un isolante, la piuma d'oca è sempre un isolante naturale, però diciamo che le oche rispetto alle pecore sono un po' meno contente quando gli si toglie proprio, quindi da questo punto di vista è un po' più sostenibile. E quindi stiamo cercando di sviluppare attraverso comunque anche con la collaborazione di altre ditte dei prodotti per tornare da dove siamo partiti, cioè dalle proprietà, dalle importanti proprietà della lana che abbiamo sempre messo addosso, passando per un prodotto invece per l'edilizia, stiamo ritornando di nuovo per certi versi nel campo dell'abbigliamento. Non solo abbigliamento, come dicevo all'inizio, anche design, perché appunto le proprietà di assorbimento o comunque di conversione degli inquinanti e di assorbimento dell'umidità possono essere applicate non soltanto per poi dare in più anche il vantaggio dell'isolamento termico, ma anche nell'arredamento, quindi fare imbottiture dei mobili, dei divani o dei tappeti in lana aiuta a tenere un tasso di umidità più basso all'interno degli edifici ed assorbire quegli inquinanti così dannosi. In ultimo, stiamo portando avanti un progetto che sfrutta un'altra proprietà della lana, che è quella che ho detto prima, che non assorbe il liquido acqua, però assorbe i grassi, perché ha affinità verso i grassi e quindi è un prodotto che può assorbire i versamenti di oli nei bacini. Tutti immaginiamo quando c'è un versamento di petrolio da una petroliera nel mare, il disastro ambientale che si genera, come si deve poi cercare di contenere e di non far spargere questi oli. Ecco, la lana, se immersa nell'olio, nel petrolio, assorbe completamente il petrolio e non assorbe l'acqua. Non è una nostra invenzione questa, cioè non è una nostra scoperta, però ci sono altri utilizzi che qualcuno nel tempo, anche sia in America che in Cina, forse anche in Italia, ha cercato di sviluppare, però la struttura del nostro prodotto ha il vantaggio che una volta assorbiti questi oli non affonda, ma rimane a galla. Gli altri prodotti utilizzano sempre la lana naturale di pecora, però devono comunque abbinarla a dei galleggianti per fare in modo che poi, una volta assorbiti gli oli, non vada a fondo. Quindi stiamo cercando di sviluppare anche questo aspetto qui. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete voglia e tempo, non siete stanchi, sono a disposizione per alcune domande vostre. Grazie.